amici ed amiche, una buona giornata a tutti in RTP. New Commodore 64, nuove uscite, sempre nuove uscite. Commodore 64, stavolta andiamo a vedere un gioco di un'icona di questo mondo dei videogiochi. Sto parlando di Sarah Jane Avery, non so chi di voi l'ha mai sentita nominare. Sarah Jane Avery, programmatrice e sviluppatrice di giochi fin dagli arbori, fin dagli anni 80, nonché ex dipendente Sega, nonché sviluppatrice del porting per Amiga di Gemini Wing. Infatti ora si dedica a tempo pieno alla programmazione su Commodore 64. Sarah Jane Avery, programmatrice, scrittrice, amante dei gatti e più, chi più ne ha più ne metta. Quindi le opere che ho potuto provare di Sarah Jane sono molto curate. Ha fatto Neutron, che tra l'altro magari a Natale, su una versione modificata di Neutron sempre da Sarah Jane, modificata natalizia, ci potremmo fare una bella sfida. Sarah Jane dice che i tempi, quando sviluppò il porting Amiga di Gemini Wing, non ha avuto abbastanza tempo, e il tempo infatti era un fattore nemico per i programmatori dell'epoca. Non ha avuto abbastanza tempo per farlo ancora meglio, perché secondo lei si poteva fare ancora meglio. E quindi dice che questo Z-Wing può essere un seguito spirituale di Gemini Wing, strizzando il Commodore 64, perché Sarah Jane Avery ci sa fare con la programmazione. Avrà anche i mezzi all'avanguardia, ma non sono... Sarah Jane con questo gioco è riuscito a riportare i fausti dell'arcade su Commodore 64. C'è tutto quello che ricorda un vero arcade per Commodore 64. Uno shooter a scorrimento verticale, frenetico, tecnicamente sublime, musiche sempre molto d'atmosfera, boss di fine livello. Tutto richiama l'arcade, fin dalla schermata iniziale, fin dalla schermata di Game Over, fin dalla schermata di salto di livello, power up, e non ci resta che fare una bella partita a questo bellissimo titolo. Livello di difficoltà azzeccatissimo, ed eccolo qua, questo seguito spirituale di Gemini Wing. Molto bello come sono stati fatti i power up. Io, se uccido le orde di nemici, mi lasciano la R. Prendo le R, dopo un tot di R che ho preso, il mio sparo aumenta la potenza dello sparo, e questo è molto bene. Se si muore non si perde tutto, si perde solo la potenza dello sparo raggiunta fino a quel momento. Quindi è importantissimo cercare di uccidere più tante orde nemiche possibili per prendere più tante R possibili, stando però attenti a non morire, perché il gioco non è facile, è un ottimo, adesso qua giocare e parlare quei giochi qua, è un ottimo anche sotto livello della difficoltà. Dopo 12 o 13 R che si prendono, io aumento la potenza del mio sparo. Questo sarà essenziale andando avanti, perché poi il primo livello ancora si fa giocare, ma poi il gioco si incazza, e poi il gioco si incazzerà subito, si incazzerà giù in una maniera corretta, si incazzerà man mano, diventerà complicato giusto man mano. Quindi brava Sarah Jane, perché veramente ci sa fare. Questo, i pochi prodotti che ho provato nuovi di Sarah Jane sono di altissimo livello. Guardate su Commodore 64 come è stato reso tutto. Vedete, ecco, ho preso uno sparo più cazzuto perché sto uccidendo orde di nemici, continuo a prendere R, e poi ci sono le V e tutte una serie di cose che mi danno punti, anche il punteggio, il sistema di punteggio puramente arcade, è puramente esaltante. Grande titolo, brava Sarah Jane. Quindi godiamoci i livelli, godiamoci una partita, e è un titolo assolutamente consigliato. Mentre io continuo a prendere spari sempre più potenti, se muoio non li perdo tutti, ma vado a quello prima. Oh, il boss è il boss di fine livello,
è il boss di fine livello. È il boss di fine livello. Non può mancare assolutamente. Non può mancare assolutamente. Guardate anche le musiche, che opera fluidissimo quel gioco qua. Graficamente sublime. È veramente un'opera d'arte. Un arcade. Sarà Jane ha portato tutto quello che Stage 1 clear. Tutto quello che l'arcade doveva avere. Frenesia, velocità. Ecco già dal secondo livello. Varietà nei livelli, sono 7-8 livelli. Varietà negli stage. E come dicevo, difficoltà secondo me azzeccata, perché adesso qui il gioco si incazza già, Il gioco si incazzeggia e bisogna concentrarsi un attimo, perché mamma mia, i nemici qui adesso sparano come se non ci fosse un domani. Difficile adesso recuperare le R, molto difficile. Ho vinto con una vita oltretutto, perché ci sono troppe cose da guardare dietro. Già al secondo livello, guardate anche questi. No, che pollo, che pollo. Perché io perdo la potenza dello sparo, ma non del tutto, ma lo perdo solo di una cosa. Devo uccidere questi perché rompono i coglioni, perché sparano sempre. A parte che tutti sparano sempre qua. E qui adesso uccidere le orde in successione non è più una cosa semplice. Perché non è più una cosa semplice. I nemici sono tanti. Porco il diavolo, sono tante le cose da guardare dietro e il gioco diventa già molto molto competitivo, si può dire. Comunque un grande titolo, ragazzi, grande titolo, veramente grande titolo. Mi sto divertendo parecchio. L'ho preso da pochissimo, ci ho giocato poco ancora, devo ancora ovviamente finirlo, ma adesso pian piano cercherò di portarlo avanti e di scoprire tutti i suoi segreti. Grande programmatrice Sarah Jane, si vede la mano quasi la mano più da console che neanche da home computer, si vede il lavoro. Adesso lei a tempo pieno, diciamo che continua a divertirsi. Ecco il secondo boss. Questo qui bisogna colpirlo quando spara, però bisogna stare attenti a non farsi mattare. È bellissimo, boss di fine, non può mancare. Sono tutte le caratteristiche che ci hanno fatto tanto amare i videogiochi. Sono tutte le caratteristiche. Ho perso ancora uno stadio di sparo, sono diventato quello sparo stupidino. Devo stare molto attento, vediamo se riusciamo a mattare almeno questo. Mi dà anche 20.000 punti bonus ti dà il boss, se riesci a mattarlo, quindi voglio dire. E a ogni 50.000 punti mi pare che si vinca una vita. Adesso c'ho lo sparo stupidino e mamma mia, ci metto un po' di tempo a uccidere, però ce la fa. E adesso andiamo con l'ultima vita, la stage 3. Poi non voglio neanche andare avanti tantissimo, perché sono giochi che bisogna godersi, anche perché adesso qui il gioco ulteriormente si incasina, guardate come ti circondano, come ti sparano tutti. Devo recuperare? E basta, devo recuperare? Devo recuperare uno sparo io, perché sennò qua siamo nella foresta. Devo recuperare. Oh, ti attaccano da tutte le parti, non ci capisci più dentro niente, non sto più prendendo Z. Sto più
prendendo power up, non sto più prendendo niente, sto cercando di evitare la morte nel possibile. Adesso l'ho evitata, ma sono anche quasi a 100.000 punti. Che palle quei cosi qua che continuano a spararmi. No! Aiuto! Sono stato graziato, eh! Dai, datemi uno sparo un po' più. Mamma mia! Cattiveria che hanno addosso! Quasi 100.000 punti, ho paura perché se muoio adesso mi è partita. Oh, ho vinto la vita! Ho vinto la vita! Ho vinto la vita! Ho vinto la vita. Mamma mia, quei cosini qua, che palle. Oh, per uno sparo un po' più onorevole. Mamma mia, mi sto schivando un culo esagerato, eh. Ma sono ancora vivo. Che bel gioco, che bel gioco, che bel gioco. Sono al boss, ridi e scherza, sono al boss, eh. Ridi e scherza, sono al boss. Guarda che varietà, che belli che sono anche i boss. Possiamo uccidere anche questo. No, mamma mia. Ce la fa, sta facendo questa partita, sta prendendo una ottima piega, considerando che l'ho giocato poco, stesse. E poi qui, adesso guardate che bello questo effetto di parallasse, questo effetto di profondità che ti dà, che bellezza. Adesso sono cazzi, perché se vado addosso anche ai pertugi crepo, quindi mi vai in culo, vai. Diventa veramente molto difficile e la mia vita non durerà per molto. Che bello, che lavoro eccezionale, sarà genio. Difficile, molto difficile. Game over. Abbiamo fatto una buona partita, dai, ma non voglio mica finirlo a 7-8 livelli col gioco qua. C'ha livelli di difficoltà selezionabili, quindi c'è tutto, c'è tutto per goderselo. Complimenti a Sarah Jane, seguite anche Sarah Jane, perché Sarah Jane ha in progetto altri titoli molto interessanti, fra i quali un RPG, mi pare. E Sarah Jane sa come programmare un videogioco, quindi merita di essere seguita. Per oggi è tutto, è stato un piacere, alla prossima, ciao.